Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Benvenuti all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato. Oggi argomento interessantissimo, ma prima di presentarvi il nostro gradito ospite di oggi vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it, dove riascoltare le nostre puntate e trovare un sacco di interessanti informazioni. E adesso vi presento il titolare di Pachamama Viaggi, che è Guido Maculan. Ben trovato, Guido. Ben trovati voi, saluto tutti gli ascoltatori. Allora Guido, Pachamama Viaggi è un'agenzia soprattutto specializzata nei viaggi in crociera, ma tra le prime in Italia, tanto che è stata premiata più volte anche per il numero di gruppi croceristi che avete portato in giro un po' per i sette mari, Guido, Sì, noi siamo un'agenzia di viaggi specializzata, siamo nati proprio per organizzare crociere di gruppo con il tour operator chiaramente che tutti conoscono, MSC Crociere. Ecco. Siamo nati nell'ottobre del 2006, praticamente dal 2007 noi di anno in anno abbiamo sempre implementato, sempre aumentato i passeggeri portati appunto a bordo per i sette mari, soprattutto nel Mediterraneo, infatti MSC è leader nel Mediterraneo, e siamo stati premiati ogni anno tra le agenzie in Italia, anche mondiali, per MSC Crociere, come organizzatori di maggior numero di gruppi. Però. E ogni anno, quindi 2007, 2008, 2009, 2010, ogni anno siamo stati prima nominati, poi anche premiati, perché si fa proprio una nomination e poi ci sono quelli che salgono proprio sul palco, i primi 3-4. Non Guido, dicono mai chi primo, chi secondo, però certo, siamo sempre saliti sul palco, insomma, di ogni quindi anno. Insomma, tra i primi tre sicuramente, questo in Italia, ecco, la dice lunga sulla vostra professionalità. Senti Guido, è un momento un po' particolare anche per il turismo, no? C'è diciamo un po' il turismo fai da te che magari anche per motivi un po' economici sta crescendo, però quello delle crociere mi sembra che sia un settore che sta tenendo alla grande, anzi dico. Le crociere è un settore che sta tenendo alla grande e, come dici te, è in crescita. In crescita perché di anno in anno dobbiamo pensare, facciamo l'esempio dell'MSC, però ci sono chiaramente anche altri operatori. Certo. Di anno in anno navi nuove che arrivano, una all'anno, adesso MSC arriverà una nel 2012, quest'anno un anno di pausa, ma ce ne sono state due nel 2008, quindi di anno in anno sempre navi nuove, quindi sempre posti letto in più. Però arrivano navi da 4.000 passeggeri, quindi mamma mia, per settimana, quindi bisogna pensare che l'offerta continua a crescere. La richiesta è un po' particolare perché dipende anche dal target, quindi periodo inverno, primavera, un target magari più idoneo ai pensionati, magari con navi grandi, con itinerari un po' si va al caldo, molto particolari. Adesso certo, il periodo estivo, famiglie, un po' di tutto, si lavora, non nascondo che quest'anno si lavora anche un po' più sotto data, perché noi ci prepariamo anche un anno per l'altro per preparare le partenze di gruppo. Ah. Se noi prendiamo già adesso quelle del luglio dell'anno prossimo. Mamma diciamo mia, che, quindi sì, con largo anticipo. Con largo anticipo, ecco, contro la tendenza che di solito è proprio mi prendo in ultima, ecco. Sì. Noi ci muoviamo poi al contrario per i gruppi. Certo, anche perché insomma per i gruppi penso che l'organizzazione sia un po' diversa. Certo che però devo dire, Guido, che a parte voglio dire che MSC come navi da crociera penso che siano veramente il non plus ultra, però è un viaggio che potremmo inquadrare, se vogliamo, tra quelli itineranti, però allo stesso tempo l'inclusive, quindi si ha la possibilità di muoversi, di vedere un sacco di robe comodamente. E bisogna anche dire però che le crociere, Guido, negli ultimi anni sono molto cambiate, no? Nel senso che nell'immaginario collettivo, se vogliamo, una volta quando si pensava alla crociera si pensava a una roba da vecchi, no? Sì, da vecchi, ecco, un po' troppo lussuosa, un po' formale. Esatto. Adesso i tempi sono cambiati, però io lo considero sempre un viaggio unico. Io dico, è il mix che hai detto giusto, è il mix che è vincente. Diciamo che in crociera è in molti aspetti degli altri viaggi tutti in uno. Chiaramente non puoi approfondirli, diciamo che fai dei tour itineranti, assapori il posto dove vai,
puoi scendere tranquillamente, non muovi il bagaglio, è la nave che si sposta, quindi tu sei comodamente a casa tua e vai di posto in posto. Ovvio che non è come un tour culturale che puoi visitare di più, però poi risali a bordo e hai tutte le comodità che ti aspettano, puoi prendere il sole come in un villaggio, però non è come il villaggio, è il mix che è vincente. E poi anche se la formalità è venuta un po' meno e un po' più alla portata di tutti, rimangono queste cene di gala, questi incontri col comandante che danno sempre un tocco molto particolare. Certo. E poi gli spettacoli, io sottolineo anche, oltre alle attività di animazione che c'è anche nei villaggi fatta da animatori, alla sera ci sono spettacoli, musica, intrattenimento, gli spettacoli a teatro sono fatti da veri e propri artisti, non da animatori, proprio artisti, una specie di Broadway, la definiamo un piccolo Broadway. Ecco. Beh sì, è comunque decisamente un viaggio che almeno una volta bisogna provare, poi quando l'hai provato una volta, esatto, secondo me ci prendi gusto, no? Allora, quindi insomma Pacciamama Viaggi, che tra l'altro voglio ricordarvi che è anche un sito, quindi lì potete proprio andare a curiosare quanto volete, è pacciamamaviaggi.it, quindi molto semplice. E, senti Guido, prima di entrare proprio nel vivo dei viaggi, no? Quindi prima di cominciare a far sognare i nostri ascoltatori, vabbè, due parole su MSC, anche se mi sembra abbastanza superfluo, però insomma credo che sia il gruppo che negli ultimi anni ha conquistato veramente le maggiori quote di mercato, no? Sì, è il gruppo che è cresciuto di più, il gruppo che ha la flotta più moderna al mondo, le navi sono tutte praticamente di generazione molto molto recente, la flotta è composta da 11 unità, abbiamo le due ammiraglie, io ragiono in passeggeri, da 4.200 passeggeri, 4.200 passeggeri, quindi abbiamo due unità e 333 metri di nave. Mamma poi ne abbiamo quattro con piscina, dotate di piscina coperta, oltre a tutto il resto ovviamente, poi ne abbiamo quattro da 3.000 passeggeri, sfioriamo i 300 metri di lunghezza di nave, altre quattro da 2.000 passeggeri e una un po' più piccolina da 1.500. Sì, beh, MSC però si contraddistingue, forse questo non lo sanno molti degli ascoltatori, è il secondo armatore al mondo, praticamente il secondo operatore per le navi da carico, quindi per il mercantile, quindi è il leader, è praticamente il secondo al mondo, e da lì nasce anche la solidità finanziaria di MSC che magari tanti non conoscono, che è superiore anche come volume chiaramente alle crociere. Sicuramente. Allora Guido, noi abbiamo un appuntamento che è quello più vicino, che va dal 6 al 13 di agosto, no? Livorno chiama Ibiza. Livorno chiama Ibiza. È una crociera che si parte da Livorno 8 giorni 7 notti, la classica rotazione settimanale come viene chiamata. Sì. Partenza da Livorno, poi si arriva a Villefranche, quindi in Costa Azzurra. Poi la tappa successiva è Valencia, quindi in Spagna, dove possiamo andare a visitare chiaramente la bella Valencia, però anche l'oceanografico che è molto famoso. Sì. E poi questa crociera ha una peculiarità, come dicevi Ibiza, però come la facciamo? Ibiza, la nave attracca MSC Sinfonia, la nave attracca il porto di Ibiza a mezzanotte e mezza. Che bello! E rimane fino alle 13, quindi è un vero e proprio overnight, come si dice in gergo. È quindi assolutamente cool, perché insomma siamo a Ibiza, quindi... bello. E quindi le persone possono andare in discoteca, possono, chi più vuole far festa fino a quanto vuole, insomma, chi invece vuole andare a letto e si sveglia al mattino può andare a visitare Ibiza fino a l'una di pomeriggio. È una cosa straordinaria. Ma senti una cosa Guido, perché queste cose qua mi fanno veramente impazzire, ma è vero che a bordo si può anche giocare a golf col simulatore? Ci sono navi, non praticamente MSC Sinfonia, sì, che si può giocare col simulatore. Ci sono navi che hanno anche il simulatore di Formula 1, sono state organizzate anche crociere proprio gareggiando, proprio gare vere e proprie di Formula 1. E, sì, ci sono anche le crociere tematiche, ma penso che sia un aspetto che
teniamo per più avanti, perché è un po' particolare. Assolutamente sì, anche perché spero che tu voglia presto tornare, perché noi abbiamo finito tutto il tempo, però in agosto ce ne sarà anche un'altra di molto bella, ma ne parleremo con calma. Intanto, insomma, abbiamo quantomeno detto quella che è più imminente: dal 6 al 13 di agosto Livorno chiama Ibiza. Quindi, insomma, poi prosegue, è giusto anche dirlo velocemente per gli ascoltatori, si tocca Tunisi, Catania, Napoli e Livorno. Lo scalo di Tunisi è stato ripristinato con la massima sicurezza, quindi le persone fino ai primi di luglio era stato tolto, adesso è stato ripristinato, quindi si va anche a Tunisi in Africa. Bellissimo. Bene, quindi se volete informazioni in più, se volete contattare Pacciamama Viaggi, c'è il sito che vi ricordo, che è proprio Pacciamama Viaggi, scritto col ch.it. Guido, grazie davvero per la tua disponibilità. Ti ospiteremo presto, così parleremo anche di Amsterdam Bilbao, che sarà dal 15 invece di agosto, e so che insomma merita un po' di tempo in più, quindi insomma ne parleremo con calma. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.